Sport Piceno e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro. Prima domanda che prende, ricomincia dalla prima domanda di 10 anni fa e vorrei vedere se questa volta è cambiato. Chi è Nicola Barchi? Boh, ancora devo capirlo, non lo so davvero, guarda. Non lo so davvero, anche perché da 10 anni a questa parte sono cambiate molte cose, ho fatto molte cose in più. Prima diciamo che da più o meno da 10 anni a questa parte ho iniziato a fare delle esperienze non da musicista o artista in prima persona, ma facendo un passo indietro e mettendomi a disposizione degli altri musicisti, cosa che non è facile per uno che è abituato a stare sul palco, suonare, portare i propri progetti. Nel 2012 ho fatto un tour con Tao Love Bus, è un cantauto rock di Milano che suona dentro un pulmino Volkswagen, un T2, sono chitarra, basso, batteria dentro al pulmino, casse sopra e pulmino in movimento. Bellissimo. Abbiamo fatto un tour in giro per l'Europa, mi sembra 9 nazioni in 20 giorni, e io in quell'occasione ho fatto il tour manager. Quindi ho fatto un passo indietro e mi sono messo a disposizione di questo cantautore, di Tao, di Valerio Ziglioli. È stato bellissimo, anche perché non pensavo fossi in grado di farlo, ecco. E invece da quell'occasione mi sono, come ho detto, mi sono divertito e ho deciso di iniziare a mettere a disposizione la mia esperienza come studio di registrazione, come conoscenze a livello musicale o comunque di come funzionano determinate cose all'interno del mondo musicale, mettere a disposizione degli altri musicisti. Quindi ho aperto uno studio di registrazione, ho iniziato a produrre band della mia zona e ho scoperto che c'è molto underground, c'era almeno 8 anni fa, c'era un bellissimo underground, e ho iniziato a spargere un po', diciamo, a seminare un po', e adesso sto iniziando a raccogliere i frutti, nel senso che molti musicisti che ho prodotto 8 anni fa, adesso magari collaborano con me nello studio di registrazione, quindi bellissimo. E poi 2 anni fa ho deciso di fare un passo ancora più lungo e aprire un'etichetta discografica insieme ad un socio, Giovanni Truppa, che stasera non è potuto essere con noi, e unire le forze. Lui ha un'agenzia di comunicazione e casa di produzione video. Quindi le sue forze, la sua esperienza ventennale e la mia esperienza ventennale sempre all'interno della musica l'abbiamo fuse insieme, e poi è partito il Covid, quindi ci ha praticamente segato le gambe, anche se stiamo cercando di sfruttare questa situazione di stallo, perché alla fine è una situazione di stallo, per creare progetti. E poi, una volta che si riparte, essere pronti. Ecco. Nella famosa battuta, io vi vorrei dire, chi ve l'ha fatto fare a fare un'etichetta? No, di sti tempi, visto che, non perché, negli ultimi anni si ha tante etichette non indipendenti, si ha tante major che sono come i Barracuda, e voi siete un'anima bianca. Sì. Per un altro motivo ancora che non ti ho ancora detto, ma ti dico adesso, che la nostra filosofia è la filosofia delle vecchie etichette, ovvero siamo molto selettivi, però i nostri artisti arrivano da noi e noi li curiamo da zero, li portiamo in alto, almeno questo è il progetto. Quindi siamo un po' un'etichetta vecchio stile, ecco. Quindi a maggior ragione pecore bianche, no, pecore nere, scusami. tra tanti ragazzi che avete sotto, c'è
quello che inizialmente vi aspettavate meno, cioè che crescesse più di quello che vi aspettavate e vi ha dato tante soddisfazioni, cioè vi sta dando e vi darà soddisfazioni. Sì, allora, noi abbiamo, diciamo, sono usciti due singoli di due nostri artisti. Nel frattempo stiamo lavorando con altri nostri artisti per preparare appunto i progetti. Le due band che adesso sono uscite sono gli Alan Spicy, che sono un trio di Roma, con il singolo Arcobaleno Nero, e le AB29, AB29. Che sono tre ragazzi anche loro, di 20 anni massimo, e fanno pop rock in lingua inglese, mentre gli Alan Spicy fanno, diciamo, pop in lingua italiana. E entrambi ci hanno sorpreso molto, perché, per esempio, gli Alan Spicy io li conoscevo che facevano, musica molto cruda, molto punk, tra virgolette, nel senso, pura. Quindi istintiva, e invece hanno fatto un cambio di passo e hanno iniziato a scrivere musica molto più pop. Ti faccio un esempio che però va preso come riferimento e non va preso. Musica stile The Journalisti o stile il pop, l'indie pop che va adesso, diciamo. Brutto il termine roba che va adesso, lo so, però per dire. Loro ci hanno sorpreso molto, come le AB29 ci hanno sorpreso molto, perché io le conoscevo da più o meno 5 anni. Sono una delle band che è venuta qui a registrare quando aprì lo studio, ed erano delle ragazzine, avevano 15 anni, e anche loro facevano punk pop divertente così, però insomma in 5 anni hanno fatto un'evoluzione molto significativa, e adesso è uscito il singolo Memorem. E stiamo finendo la produzione, anzi, la registrazione. Faremo il master la prossima settimana dell'EP, che è qualcosa di veramente inaspettato. Quindi entrambi ci hanno sorpreso, e questo a noi fa molto piacere. Poi te l'ho detto, ci sono anche molti altri artisti che stiamo seguendo e magari li conosciamo da poco, quindi la sorpresa ce la daranno a breve, spero, ecco. E hai detto una cosa diversa da tante altre persone. Cioè? Ragazze, Sì. band, ragazzi, gruppo, ragazzi. Cioè, no, perché è una cosa che mediamente non si abbina gruppo e ragazzi, perché quando nascono poi hanno difficoltà a crescere, ma non perché, perché probabilmente la musica è più alla Fedez, cioè si mette a musica, cioè deve essere l'uomo davanti e tirare avanti la carretta. In realtà musica è musica, femminile e Sì, maschile, musica è musica. ma certo, è vero. No, loro sono anomale nel mondo di oggi, diciamo, perché sono tre ragazzi, appunto, che fanno rock in inglese. Quindi sono l'anomalia dell'anomalia, praticamente. No, però sono molto forti. Noi abbiamo ascoltato un gruppo, un gruppo composto femminile che si chiama Le Bay, quindi abbiamo già intervistato, perché trovare band femminili non è facile, No. soprattutto in questo periodo non è facile fare musica poi con la più completa. Ma quando entrano in sala, tu sali, entri in sala, ti metti lì, accendi il mixer e poi dall'altra parte. Quando entrava Mina si diceva lei entrava, cantava e andava via. Buona prima. Faletti diceva, entravo io in sala, cantavo, poi usciva e diceva qualcuno, Faletti, torna dentro che c'è da fare. E anche tu ai gruppi dici, torna un po' dietro perché bisogna rifare due, tre, quattro, quella parte. Allora, io sono dell'idea che il brano deve vincere. Quindi siamo a disposizione del brano. Se c'è da rifare una chitarra, c'è da rifare uno strumento, una voce, si sta lì finché non funziona.
Questo penso che sia la cosa giusta per il brano, non tanto per i musicisti, non tanto per il produttore, eccetera. Però oggi fare una cosa così, come dici te, entro in studio, registro, tac, le cose sono molto cambiate. Adesso ci vuole, nel senso, tutto si può fare, è ovvio, però adesso ci deve essere una preproduzione, uno studio alla base delle canzoni. È molto raro che gli artisti arrivano con i pezzi già pronti. E queste due band sono arrivati con brani a un ottimo livello, però ovviamente c'è bisogno di sistemare delle cose, quindi c'è tutto un lavoro di preproduzione e poi entriamo in studio e registriamo. Ma poi non finisce lì, perché in quel caso tu produci, cioè tu, ok, il brano è fatto, ma poi bisogna muoversi in determinati modi per poter far sì che il brano vada. E adesso le piattaforme, il problema è che mancano, cominciano a scomparire i supporti solidi. Sì, ora è il mondo di Spotify, no? Del digitale. E soprattutto poi con la pandemia, a maggior ragione, tutti vanno lì. E io però sono molto fiducioso. Penso che ci sarà un ritorno al fisico. A parte i vinili che ora paradossalmente stanno vendendo molto più dei CD, per esempio, perché è diventato più un oggetto di culto, no? Però si tornerà una volta che ripartiremo a fare concerti. Poi, quando gli spettatori arrivano a un concerto, vorranno qualcosa e non gli basta più una maglietta o andare ad ascoltare su Spotify. Avranno bisogno di un supporto fisico. Si ritornerà al CD, sicuramente. Io la penso così. Io la penso così. Magari non è il CD, sarà un'altra cosa, sarà il. Boh, si chiamerà in un altro modo. Però il digitale sì, è ottimo, però poi servono i concerti comunque per promuovere una band, e promuovendo nei concerti la gente avrà bisogno di qualcosa di tangibile. Quando manca il palco adesso? E quando ti manca a te il palco? A me è un casino, ma a me da paura mi manca. Guarda, avevo scritto un post l'altro giorno su Facebook. Il 2020 l'ho passato, perché l'ho passato senza suonare, l'ho passato perché avevo altri impegni, ho rifatto lo studio, collaboro poi con un'agenzia di comunicazione di Firenze, quindi cose da fare ce l'avevo. Il 2021, quando sono arrivato ad un anno esatto dall'ultimo concerto, ah, ho iniziato a sentire un peso allo stomaco, davvero, una mancanza. Come l'aria. Io sono dal 2000, 2020, sì, scusami, dal 2000 che suono, e salgo su un palco e suono. E dopo 20 anni iniziare ad avere un anno senza salire su di un palco, proprio mai salito su di un palco, mi inizia a mancare qualcosa, eh. La terra sotto i piedi, dico, ma chi sono, che faccio? Quanti anni ho? Dove sto? Che è successo? Penso sia Faremo. normale, oltre che per me, per tutti i musicisti, penso che sia, anzi, è così sicuramente. L'emozione che si prova di salire sul palco e poi guardare la platea e non solo vederli ballare, ma cantare le canzoni che hai scritto, che emozione ti dà? Di onnipotenza si può dire? No, scherzo. Però è una bellissima sensazione. Cioè, quando arrivi a salire sul palco, io ho sempre un minimo di tensione, di paura, di fifa. Ce l'ho e spero non mi vada mai via, insomma. Perché poi quando arrivo sul palco sono adrenalinico, adrenalinico e impaurito, no? Poi dopo la prima canzone ti sblocchi e anche a seconda della reazione del pubblico, e poi è tutto un essere in famiglia, un condividere, è una cosa bellissima. Vedere soprattutto, sentire le persone che cantano le canzoni che stai facendo, che siano tue o che siano
dei tributi che stai facendo, è una sensazione che, insomma, auguro a tutti di provare, ecco, che è veramente bello. A E livello comunque, comunicativo, ah, dimmi. scusa, no, ripetevo soltanto che per me è come l'aria, quindi se non riesco, insomma, spero di ritornare presto su di un palco. A livello comunicativo, da quando è iniziato ad oggi, chiaramente adesso lo fai più per professione, prima era più interesse. Cosa è cambiato a livello comunicativo nel mondo della musica, secondo te? In generale o per quanto riguarda In me? generale è quello che riguarda te, soprattutto quello che riguarderà la tua etichetta. Vabbè, io direi che all'inizio, quando lo facevo per me, era salgo, suono, senza pormi nessuna questione, cioè senza pensare, ma dopo poi che cosa faccio? No, per me la cosa importante era salire su di un palco e suonare quello che volevo suonare. Poi è arrivata la fase dell'organizzare qualche concerto, quindi una specie di mini tour di varie date sequenziali, e ho iniziato a farlo. E quindi c'era già no, una prospettiva, nel senso, mi preparo da qui a un mese, ho tot date, come per esempio quando nel 2010 ho organizzato il tour in Inghilterra, tutto per email, tra l'altro, quindi bellissimo. Ho organizzato in anellato una serie di date in 10 giorni, 8 concerti, e quindi c'hai una progettualità, no? Nella cosa. Adesso, avendo un'etichetta, è ancora maggiore, perché non sono io che salgo su un palco, quindi faccio quello che facevo per me, lo devo fare per quegli altri, quindi devo guardare ancora più oltre alla fine del tour. Quindi, oltre al, metti caso, esce il disco, c'è da fare la promozione, quindi uscirà prima un singolo. Promozione del singolo, promozione dell'album, fai una serie di concerti, quando potremo rifarli di nuovo. Dopo i concerti ci deve essere nel frattempo ci deve essere tutta una comunicazione a livello proprio di pubblicazioni, di recensioni, di comunicati stampa, eccetera. E poi, quindi è più schematica come cosa. Se vado via a suonare sul palco, poi mi sento più libero. Invece, se devo pensare agli altri, divento più schematico. Penso sia un bene anche. A questo punto, oltre che cosa si pone di limite, ma soprattutto che difficoltà stai incontrando come etichetta, ma che pensi che potrai trovare poi successivamente ancora in più nel tempo? Ma adesso siamo all'inizio, quindi stiamo costruendo il tutto, stiamo costruendo il castello, quindi siamo alle fondamenta. Sicuramente ci saranno tanti problemi, immagino, tante difficoltà che nel momento in cui arriveranno vedremo di affrontarle. Però il passaggio sarà iniziare ad avere una struttura. Quindi crescere, e quindi avere una serie di dinamiche all'interno dell'etichetta. E questo, te l'ho detto, adesso siamo all'inizio, vediamo come promuovere le nostre band, seguirle fin dall'inizio e poi vedremo. La nostra intenzione è cercare di arrivare in alto. Ci arriveremo, a suo tempo. E a livello grafico, domanda, perché la musica si compone sia suonato, ma abbiamo detto la pratica è il vinile, il CD. A livello grafico, ogni volta che qualche artista farà mu musica, farà il disco, vi appoggerete a qualcuno oppure pensate di comunque tenere una persona che vi fa riferimento, un fotografo, uno specialista che si occupa di questa cosa? Allora, noi all'interno dell'agenzia di comunicazione abbiamo i nostri team, i nostri collaboratori, quindi abbiamo grafici 3D, fotografi, pittori, abbiamo un insieme di artisti, di professionisti. Però ciò non toglie che se una band arriva con un'idea grafica, un disegno, un dipinto, qualcosa, un'idea figa che ci colpisce, valutiamo quella e sviluppiamo quella.
Perfetto. Deve esserci un legame, nel senso, tra la musica che viene fatta e quella copertina e quell'immagine della band. Tutto deve essere coordinato. Alla fine una band oggi è un brand. Bruttissimo termine, orrendo, orrendo. Però già a partire dai Beatles, se ci fai caso, era così. Quindi l'immagine deve seguire la musica, non viceversa, eh? L'immagine deve seguire la musica che viene fatta. E visto che citando in questione la canzone di Sanremo, basta fare due palleggi, mai dire mai. Perché Beh, certo. visto che la musica ormai è diventato un mondo di social, siamo tutti, anche se poi non della vecchia generazione, siamo cresciuti con MySpace. Adesso MySpace Non lo prende. so. Penso che esista, ma una volta esisteva MySpace. È cambiato totalmente MySpace adesso, non è più quello di una volta. Anch'io mi ricordo che avevo il profilo su MySpace, me lo ricordo benissimo. E tra l'altro conobbi un chitarrista siciliano col quale poi feci il tour in Inghilterra, cioè per dire, e facemmo le prove su MSN con una latenza cioè di qualche secondo. Era una cosa impossibile da pensare oggi. È veramente allucinante. Oggi sarebbe tutto molto più semplice. Si potrebbe fare le prove io e te, perché la latenza mi sembra molto bassa. Eh sì, è Cioè, vero. però io mi ricordo MSN, fu una tragedia, però fu molto divertente. Guarda, tra le varie domande che comunque nel tempo ti hanno fatto, e io te l'auguro che non te le facciano, una domanda assurda o comunque guarda che non ha né capo né coda, aspetta, escluse le nostre, che non ha capo e né coda, che prende la risposta, il tuo visus gli dice: ma esiste? Ma sinceramente no. No, a volte le domande. No, magari ecco, mi hanno fatto sempre più o meno le stesse domande. Questo sì, tranne voi. Ho risposto bene. No, scherzo. Sinceramente no, domande assurde non me le hanno mai poste. L'unica cosa assurda è che purtroppo quando eravamo in Inghilterra non mi chiamavano Nicola Barghi, ma mi chiamavano Nicola Bargini. Non so per quale motivo, non riuscivano a dire il mio cognome. Ecco, questa è l'unica cosa che mi faceva sempre male qui. Nicola Barghini, Nicola Bargini. Vabbè, era divertente. Domanda più tremenda che ci hanno fatto quando magari facevamo un tributo ai Beatles era: ma qualcosa dei Rolling Stones? Quella è sempre la domanda classica che ci fanno. Qualcosa di Rolling Stones si farebbe però, cioè, stile Paul McCartney che canta i Rolling Stones, no? Paul McCartney che deve andare. Poi è Non morto. si può. Scusa, Paul McCartney è morto. Allora, senti, ora ti dico la mia teoria, no? Poi veramente ti lascio. La teoria è questa. Ok, McCartney sarebbe morto nel 65, se non sbaglio, per un incidente stradale, no? Bene. Allora, dal 1965 a oggi, chi è questo genio assoluto che ha scritto tutte quelle cose? Ma meno male che il vero Paul McCartney è morto. Ma meno male. Così è venuto questo e ha iniziato a scrivere capolavori su capolavori. Hanno creato una grande pubblicità enorme da tutte le copertine degli album, da lì hanno creato un mito. Secondo me ci hanno giocato molto, però poi la gente è così psicopatica che ha trovato delle cose dove non erano. Però tutte e due le cose. I Beatles ci hanno giocato parecchio. Assolutamente, sì. E hanno fatto bene. Però, per esempio, l'ultimo album, Abbey Road, dove McCartney cammina scalzo, è perché era morto? No, perché era caldo e voleva camminare scalzo sull'asfalto, cioè quelle sono è voler cercare proprio le cose dove non ci sono, ecco. Però nella copertina di Sgt. Pepper, tutte quelle cose nascoste, lì ci posso credere. Lì ci posso Quella credere. era bella la copertina.
Copertina favolosa, veramente. Beh, poi ricordiamo che comunque vada, i Beatles ci sono nel cuore. Sempre. Io, Sì. tra l'altro, ho un tributo ai Beatles, almeno avevo prima della pandemia. Guarda, intanto io ti ringrazio, salutaci Figurati. il suo socio, che Giovanni, senz'altro. sicuramente avrete grandi, teneteci aggiornati su tutti i progetti che fate, Molto volentieri. soprattutto noi vorremmo intervistare le fanciulle. Me lo immaginavo. Perché il rock è... molti dicono, è strano che Sanremo abbia vinto un rock, bello o brutto è sempre rock, perché la musica è musica, bella o brutta, come diceva uno, ogni scarafone è bella a mamma sua, cioè la domanda, infatti, alcuni artisti mi dicevano, cioè esiste una canzone bella per me, una canzone brutta? No, sono tutte figlie mie, quindi sono tutte belle musiche, non esiste una canzone brutta, può piacere o non piacere, però è sempre bella per chi la fa, perché significa che ha trovato l'ispirazione. Proprio da come nascono i brani, in questo caso per i giovani, come prima nascono le parole, nascono prima le musiche o nascono insieme? Dipende, ognuno ha il suo metodo. Per me, personalmente, inizia sempre prima, scusami, sempre prima la musica e poi dopo la musica con una linea melodica, con un falso inglese e poi dopo decido, trovo il testo. Però io porto molto avanti la parte musicale e il testo, nel mentre che scrivo la musica, mi nasce qualche idea e poi lo porto a termine alla fine. Io lavoro così. Altre band, per esempio gli Alan Spicy, scrivono quasi tutte e due insieme, principalmente il testo su un'armonia, fatto a chitarra o a pianoforte. Poi magari saranno loro stessi a dirtelo. E per le AB29 penso che sia più la musica, prima la musica e poi il testo. Con una linea melodica e poi il testo. Però sai, è una cosa molto soggettiva, quindi non c'è un modo superandi che si fa così. Nella musica non esiste nulla di si fa così. Io per primo non reagisco bene quando ricevo una risposta, come dire, ma questa cosa si fa così. No, non si fa così. Si può fare così, ma si può fare anche in quest'altro modo. Come le registrazioni, i messaggi, ci sono alcune cose che devono rimanere fisse, ci sono degli obblighi da fare, per esempio i tagli di frequenze, sono cose tecniche ovviamente, però comunque in generale non esiste un metodo nella scrittura di un brano. In realtà, sì, no, per quanto riguarda Melodia, anche un gruppo che abbiamo intervistato, Heavy Metal, gli Oceana, ci hanno detto, lui scrive prima la musica e dalla musica poi col calma studia, perché lui prende la musicalità del suono, cioè deve, anche se non comprendi le parole, però riesce a capire il suono, il senso del suono. Così prende l'armonia della musica, che dà poi vita a poi le parole. Quindi abbiamo sentito anche questa risposta e tu ce l'hai confermato in realtà. Sì, certo. Poi c'è un artista, un mio amico di Emiliano Romagnolo, ora si offende, non mi ricordo mai se è Emiliano Romagnolo, Daniele Faraotti, e lui ha fatto un disco con musica, vabbè, musica ok, e il testo era una specie di Grand Melò, presente il Grand Melò, quindi un inglese finto, tutto inglese finto, fintissimo. E questo era una cosa che volevo fare anche io. Da tempo, poi vabbè, fatto lui è ok così. Però è, cioè, per esempio, per dire che la cosa che deve funzionare è la musicalità, il suono, quindi le parole devono essere suono per suonare bene all'interno della canzone. Poi, ripeto, mi correggo, non devono, non è che devono, ma per me è così. Poi ognuno avrà il suo metodo. Ma hai pensato mai a provare a fare musica per cartoni animati o videogiochi?
Anche e soprattutto questi videogiochi sono importanti in questo periodo. Sì. Io ci ho pensato abbastanza, nel senso, mi piacerebbe molto. Però da qualche anno, per esempio, scrivo musiche per pubblicità. Tramite lo studio che ho aperto, mi scrivo musiche, per esempio, gli ultimi anni, tutti gli spot di Ariete Elettrodomestici. Ariete è il genio della casa, no? Per esempio. E tutte le musiche degli spot da, mi sembra, 5 anni a questa parte sono firmate da me. Ti dicevo, niente, da alcuni anni scrivo musiche per pubblicità, e quindi quello è stato un altro step per me. È stato molto interessante perché ho dovuto imparare a, e sto ancora imparando, a scrivere, cioè a essere in tema con l'oggetto che viene promosso in uno spot di, per esempio, 30 secondi. 30 secondi devi dire tutto, sia a livello video e sia a livello musicale. E la musica si deve sposare in maniera maniacale quasi con il video. Almeno questo è quello che io intendo come musica per spot. Quindi è un'esperienza molto divertente. Prossimo step mi piacerebbe fare musica per videogiochi. Quello mi piacerebbe moltissimo. Sì, perché visto che poi ci sono anche produzioni italiane che producono videogiochi per la PlayStation, però comunque per altre piattaforme, per altre console. Quindi Sì. il videogioco non sarebbe male. Con una buona, un lancio, un piccolo idea per creare e per far crescere più l'etichetta. Certo, ma sarebbe interessante, sarebbe molto interessante. Vediamo, vediamo. Ringrazio tu, Pietro, ringrazio Radio Sport Piceno per questo spazio e poi mi ha fatto molto piacere rivederti dopo 10 anni, anzi, vederti per la prima volta dopo 10 anni, però risentirci e nulla. Spero ci saranno occasioni di rivederci, magari tramite qualche nostra band. Mi piacerebbe molto. Quindi Nicola Dai. Barghi, uno, due Due e e tre. tre. Porto Epiceno e Epiceno Game presenta l'intervista di Pietro. Posso fare io la domanda? Va bene che sono musicista, ma che lavoro fai? Il musicista. Complimenti, un bello lavoro. È un lavoro che lo Stato, tra l'altro, non riconosce, perché i lavoratori dello spettacolo non sono assolutamente stati aiutati durante la pandemia, ma proprio zero. Ora forse sembra che, ma non esiste. Cioè, noi non esistiamo, i musicisti non esistono per lo Stato, eppure pagano le tasse come tu. È vero. È una discussione che prende, andrebbe avanti per ore perché ormai è diventato perché la musica è una professione, è un lavoro che deve far portare lo stipendio a chi lo fa. Però il problema è che non è solo l'artista che sale sul palco. C'è il fonico, c'è chi monta il palco, c'è il fonico. C'è il che si occupa delle luci, chi si occupa del merchandising interno, chi si occupa. Cioè, la musica dà lavoro a tante persone che in realtà non è detto che debbano suonare. Certo, è un indotto incredibile. È un indotto incredibile che dà veramente da mangiare a un sacco di persone. E uno pensa, vabbè, sono lì, suonano sul palco, sono in quattro, sono loro quattro. No, come hai detto tu, c'è il fonico, c'è anche il buttafuori se vuoi, c'è il tecnico delle luci, c'è
c'è il manager, poi quelli che sono sul palco hanno registrato il disco, quindi comunque c'era il fonico dello studio, insomma c'è tutto un insieme di, come ho detto prima, un indotto che sembra che non esista agli occhi della gente, però in realtà cioè, è molto profondo. Per esempio, adesso si è trasferito a casa, accanto a casa mia un mio carissimo amico fonico. E lui l'anno scorso l'ho visto proprio, c'aveva una serie di tour che lo avrebbero portato in giro per l'Europa e insomma mi sono stati cancellati tutti a marzo, ma tutti. E ora non si sa se li riprenderanno, quindi lui dà un lavoro perché comunque avrebbe lavorato un casino, si è ritrovato con zero, proprio zero. Quindi bisognerebbe che almeno venissimo riconosciuti, insomma, almeno questo.